Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli, buongiorno. Oggi parliamo di un grande scopritore, un mago veneto, che è pronto a sfidare Google. Insegna all'Università di Padova, i suoi studi ispirarono Larry Page, che è diventato poi il padrone di Google. L'articolo è questo ed è sul Corriere della Sera, edizione Veneta, di venerdì 3 febbraio 2012, ma oggi è mercoledì 8 febbraio 2012 e sono le 15:05. Vediamo un po' l'omaggio a questo inventore veneto, che dice: mago italiano degli algoritmi è pronto a sfidare Google. La mia invenzione rivoluzionerà tutti i motori di ricerca. L'articolo è a cura di Edoardo Segantini. Se avesse studiato in un ateneo estero sarebbe già ricco. E invece è un personaggio che vive con uno stipendio di 2000 euro al mese all'Università di Padova e ha avuto tante traversie. Però sembra, anzi senza sembra, perché presenterà domani, giovedì, la formula, spiega, all'Università di Padova l'algoritmo su cui si basa il funzionamento di Google. L'algoritmo aiuta a costruire l'elenco delle pagine più viste in un certo argomento e quando navighiamo sul web attraverso il motore di ricerca semplificano per arrivare a stendere le classifiche dei siti. Tiene conto di quante volte si consulta una pagina e della navigazione che possiamo compiere partendo da questa, raggiungendo altre pagine che la rete offre sugli stessi argomenti. Inoltre tiene conto anche del valore di informazione contenuto in ogni pagina. Nella foto, il sito con cui Marchiori, si chiama così, annuncia la presentazione del nuovo progetto Volunia. Allora sta per preparare la presentazione che avverrà domani. Massimo Marchiori è l'esempio del genio al limite. Lui ha inventato l'algoritmo Google, abbiamo detto. E adesso sta per preparare un motore, la storia di come sia arrivato al traguardo con una corsa a ostacoli, solo e solo con la passione ha sostenuto e ha vinto. Cambiando metodo rispetto alla sua prima conquista, che è stato lui a presentare all'Università degli Stati Uniti in California nel 1996, questo progetto che poi è stato fatto proprio da Google, è quella che utilizziamo tutti i giorni, tutti quanti. E lui fu avvicinato da Larry Page, e allora studente di Stanford. E da questa presentazione fatta in quell'epoca, Google poi si sviluppò e fece e divenne quello che noi conosciamo oggi. Marchiori invece adesso sta lavorando per un altro progetto. Anche se ha lavorato col MIT di Boston, il Tim Berners-Lee, che l'ha assunto, e poi ha voluto tornare in Italia, in Veneto, ma ha avuto tante difficoltà fino a dover andare a lavorare in Olanda,
prima di laurearsi, quindi poi ha cominciato a lavorare all'Università di Venezia con 1000 euro al mese e dopodiché ha trovato a Padova la sua docenza per 2000 euro. Dice di quanti ostacoli deve superare un ricercatore in Italia solo per avere la linea Telecom, per avere l'elettricità, per poter connettersi, e quindi dice che siamo tanto indietro rispetto ai nostri concorrenti. Personaggio così dovrebbe essere più che aiutato. L'elenco dei riconoscimenti a Massimo Marchiori è lungo e illustre. Nel 2004 entrava nella classifica dei 100 migliori giovani innovatori mondiali, stilata da Technology Review, la rivista del MIT, e a quell'epoca lui aveva 34 anni. I rapporti con il MIT continuano, ma i grandi frutti adesso voglio farli germogliare nella mia terra, ovvero in Veneto. E dobbiamo essere orgogliosi, così Giovanni Caprara, sempre dal Corriere della Sera che leggiamo. Allora, l'algoritmo proposto è un miglioramento, l'abbiamo detto. E ci sto lavorando da 4 anni, precisa, da quando ho fondato una piccola società, una start-up battezzata Vulonia, come il mio nuovo motore. Ma cosa sarà capace di fare questo motore? Gli chiede l'intervistatore. Il segreto, risponde sorridendo, sta nello slogan che ho scelto per lanciarlo. Cerca e incontra. Le due parole racchiudono e spiegano tutti i significati delle nuove capacità che entro 5 anni saranno normali funzioni di tutti i motori di ricerca, da Google a Yahoo. L'idea era coltivata da Marchiori da tempo, ora, dopo un lungo sviluppo, è diventato uno strumento materiale tematico efficace. Il collaudo dura da molti mesi, lo conferma, e quindi non resta che uscire allo scoperto nel mercato prima che qualche indiscrezione favorisce concorrenti agguerriti nel cercare nuove possibilità sul web. Bene, grazie cari amici Eder Prodascio, Isole Sparse, Renato De Paoli, vi saluta.